inutile dire, perché l'avete valutato voi stessi come l'intervento di grande respiro di Paolo Landi, ha aperto tutta una serie di scenari importantissimi e cruciali. Io voglio semplicemente, se Paolo mi consente, diciamo, anche perché la problematicità con cui ha posto i problemi forse lo consente, evidenziare due cose. È in discussione anche parallelamente l'ipotesi di un accordo commerciale tra gli Stati Uniti e i paesi del Pacifico, e anzi addirittura negli Stati Uniti ci sono, diciamo, delle posizioni che vorrebbero dare la prevalenza soprattutto a quell'accordo commerciale, ritenendo del tutto prioritario l'accordo commerciale tra gli Stati Uniti e i paesi del Pacifico rispetto a quelli con l'Europa. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che è un processo in cui bisogna ovviamente gestirlo, ma in cui è difficile stare fuori, perché ovviamente il mercato europeo sono 450-500 milioni di persone su 8 miliardi di popolazione del paese. Ovviamente se si vanno estendendo queste aree, l'Europa non può rimanere come un grande sistema autarchico. Però, e qui penso che anche la professoressa Valentini, diciamo, come docente di diritto, in questo caso mi può insegnare, noi siamo arrivati, diciamo, al mercato comune europeo, che dovrebbe essere un qualche cosa di più rispetto a una zona di libero scambio, in modo molto graduale e attraverso un sistema soprattutto di coordinamento e di armonizzazione delle diverse legislazioni. Il principio del mutuo riconoscimento è stato lo step finale, ma quando per decenni c'era stato tutto, diciamo, un'attività preliminare. Quindi io ritengo che alla fine, diciamo, ovviamente questa è una metodologia che immagino gli americani aboliscono, però penso che l'unica, diciamo, strada sia quella appunto di una gradualità e di un avvicinamento anche normativo, perché sarebbe, diciamo, allo stato attuale, diciamo, un riconoscimento to pure in molti settori. E come diceva giustamente anche Paolo, poi c'è un problema di controllo, di gestione, perché chiaramente in molti casi, diciamo, ma anche nelle zone di libero scambio c'erano comunque degli organismi che controllavano poi, diciamo, anche l'effettuazione delle garanzie, l'applicazione di queste garanzie. Bisogna vedere se gli americani sono disponibili a farsi controllare da qualcun altro. Quindi ecco, semplicemente voglio dire una chiosa contributo anche per stimolare poi gli interventi successivi, soprattutto appunto della direttrice della Commissione europea. E però, diciamo, in piena sintonia, voglio dire, con questi argomenti, entrando proprio ancora più nel merito di quelli che sono i rischi, diciamo, che Paolo ha delineato, io do subito la parola a Alberto Nonzelli, che è il direttore del Servizio di Educazione e Appropriatezze del BM dell'Alto di Milano, appunto, che potrà proprio soffermarsi in dettaglio su questi rischi per la salute. Grazie. Questo è il tema. Per trattarlo approfitterò di una lettera splendida con una documentazione associata, che è stata indirizzata da 8 scienziati di livello internazionale proprio al Papa, che il Vaticano, dopo aver ricevuto questo documento, ha dato il via libera alla diffusione. Questo documento si intitola "Perché le colture transgeniche OGM sono una minaccia per gli agricoltori, la sovranità alimentare, la salute e la biodiversità del pianeta". Questi sono gli scienziati che meritano di essere guardati anche in faccia. C'è Vandana Shiva, che è indiana, che sarà presente anche all'Expo, e cerchiamo di non perdere le occasioni in cui ci sarà il dibattito con lei presente. C'è l'ingegnere agronoma austriaca Anna Maria Primavesi, c'è il medico argentino Andrés Carrasco, tutti insigniti delle massime onorificenze mondiali per meriti scientifici, esperti anche, nel caso del dottor Carrasco, sugli effetti del glifosato, su cui ritorneremo. C'è il canadese Pat Mooney, esperto in impatti delle nuove tecnologie, il brasiliano Cagliano,
che è un genetista agronomo. Questa professoressa che lavora sia in California, ma lei è messicana, sia all'Università del Messico, e che è un riferimento mondiale sugli effetti del mais transgenico, OGM, Rupert Nodari, agronomo e genetista brasiliano, come pure celebre per le sue indagini anche sulla popolazione del Mato Grosso, il medico del lavoro, Pignatti, che è pure brasiliano, hanno rivolto un appello al Papa, e questi sono i contenuti. Quasi 20 anni di colture OGM, che cosa ci hanno dato? Le statistiche ufficiali USA dimostrano che, al contrario delle promesse, non hanno aumentato la produttività per ettari. Questa è una delle scoperte più sconvolgenti, che poi viene molto argomentata. E c'è invece stato un aumento esponenziale nell'uso di pesticidi. Hanno favorito un'enorme concentrazione delle imprese che producono. Solo 6 imprese transnazionali, come in testa la Monsanto, ma altri nomi famosi, Syngenta, DuPont, controllano tutti gli OGM del mondo e hanno anche grandissima parte del mercato dei pesticidi. E questo spiega perché gli OGM sono progettati per resistere ai pesticidi, perché attraverso poi il consumo di pesticidi, che il maggior business di queste imprese transnazionali ha dato i profitti più elevati. Sono serviti per alleviare la fame nel mondo? La risposta documentata dagli esperti è no, vi rimando all'intero documento. Oggi il 70% della popolazione mondiale è alimentata da sistemi alimentari, contadini di piccola scala, quello che diceva prima anche un'altra relatrice. Il 30-50% proviene da piccole coltivazioni, 15-29% addirittura da orti urbani, da pesca artigianale, dalla raccolta. È una produzione più sana, in gran parte libera da OGM e da veleni agrochimici. Il sistema agroindustriale fornisce paradossalmente solo il 30% degli alimenti per l'uomo, usa l'80% delle terre coltivabili per produrre una grande quantità di cibo che viene dato ad animali nutriti con grandissimo dispendio di risorse alimentari per produrre carne per nutrire gli esseri umani. E poi con grandi sprechi. I transgenici, cioè gli OGM, hanno aggravato i problemi ambientali. Gran parte dei problemi principali di sostenibilità dell'impronta ecologica sul mondo non sono diminuiti, ma sono diventati più gravi. Il cambiamento climatico, gli oceani che si acidificano, la perdita della biodiversità delle specie animali e vegetali, l'enorme contaminazione chimica e sversamento sui terreni lavati dalle piogge, nei corsi d'acqua, dei concimi azotati e fosfati, l'erosione, gli OGM sono un po' il paradigma di tutto quello che è accaduto, e sono una tecnologia imprecisa, non c'è controllo delle loro conseguenze. È facile fare un OGM, ma è più difficile controllare l'espressione genica che ci sarà poi di questo inserimento di materiale genetico in seno. L'agricoltura va nelle mani di queste 6 corporation, non c'è mai stata una concentrazione simile. Resistono ai veleni agricoli e assicurano la vendita dei pesticidi e di diserbanti. Sono brevettati, questo è l'aspetto più grave, che la gente non ha assolutamente messo a fuoco. Sono brevettati, e quindi il contadino che comincia a comprarli ha un contratto e non deve continuare a comprare questi OGM, non può mettere da parte i suoi semi per fare in autonomia la sua sedia. Anzi, una parte delle cause che sono state intentate, che hanno aumentato i profitti di queste società, sono nei confronti dei contadini che sono in realtà vittime. Hanno avuto il vento, l'impollinazione che ha portato semi OGM, e poi vengono, con la favola del lupo e dell'agnello, accusati di appropriazione indebita di un prodotto brevettato. Poi hanno adottato persino una tecnologia che il Brasile sta rischiando di approvare, ora, quella dei semi Terminator, dei semi che si suicidano dopo l'uso, per impedire il riutilizzo da parte dei contadini. Lo Stato che si consegna come segna agli OGM cede la propria sovranità su una questione fondamentale, che è quella dell'alimentazione strategica. Già oggi abbiamo importazioni enormi di OGM dei mangimi,
e anche in tanti cibi che vengono consumati senza averne consapevolezza, ahimè. Ma dobbiamo assolutamente, casomai, tornare indietro, non aprire alla semina di prodotti OGM, che fortunatamente per ora la maggior parte dei paesi del mondo rifiuta. Questi, per paradosso, si produce addirittura meno complessivamente. E lo ha dimostrato William Sherman in un celebre libro che si chiama Failure to Yield, rendimento fallimentare, fallisce, rispetto agli ibridi che costano molto meno nello sviluppo, riescono a dare una produzione per ettaro inferiore. Ma allora perché sono così appetiti? Ma per, nonostante siano portatori di uso di agrochimici pericolosi, proprio per questo, perché attraverso i pesticidi c'è un grande profitto per le multinazionali. Oggi sono soprattutto prodotti negli Stati Uniti, in Brasile e in Argentina, e le piante infestanti diventano paradossalmente più resistenti ogni anno che passa a questi veleni, quindi bisogna aumentare la dose e aumentano anche i profitti di chi ha il monopolio delle vendite. Il glifosato è stato, adesso vediamo cosa è successo, tenete conto, in Argentina sono 11 milioni di abitanti, usano 600 milioni di litri di agrochimici e 250 di glifosato. Su Lancet, che è la terza rivista mondiale in campo biomedico, è stato riportato che il Roundup, il nome con cui viene commercializzato più, è cancerogeno insieme ad altri insetticidi organofosfati, è probabilmente cancerogeno. L'ha riportato l'ANSET, lo ha riconosciuto l'agenzia OMS che si occupa del cancro, la IARC di Lione. Altri rischi di agrobiodiversità e ambiente derivano dalla contaminazione di semi naturali autoctoni, danni alle varietà native, contaminazione delle acque e dei suoli. E nel Mato Grosso hanno visto che addirittura il latte delle mamme che allattavano i bambini era contaminato con questi tipi di sostanze. I rischi per la salute sono numerosi, al di là del fatto che le multinazionali attacchino ferocemente ogni articolo che esce e che denuncia un nuovo rischio, si parla di effetti tossici sul fegato, sul pancreas, sui reni, ematologici, anche adesso effetti cancerogeni perlomeno indiretti attraverso alcuni pesticidi. La tossina BT, che è una tossina insetticida che viene incorporata nei semi OGM, può provocare a sua volta dei problemi. Si è trovato addirittura, dato l'alto consumo in Europa di OGM per nutrire i bovini e gli animali da allevamento, in un'inchiesta hanno trovato il 45% di un campione di cittadini che aveva il glifosato nell'urina, e il glifosato è un probabile cancerogeno, come abbiamo visto secondo l'OMS. Ci sono vantaggi con le coltivazioni OGM, ci sono vantaggi per le grandi imprese, 169 paesi non permettono la semina, solo 10 la permettono, ma questi stanno acquistando un potere sugli altri paesi, le multinazionali che li producono, enormi. Le grandi premesse per creare prodotti che resistono alla siccità, come il riso, l'orato, si sono rivelate fallimentari. Ora, oggi le due proprietà vere degli OGM sono che resistono agli insetticidi meglio di altri semi, e che hanno la tossina BT, che è una tossina insetticida a sua volta, ma si sono rivelati come i grandi investimenti per il riso dorato sostanzialmente una bufala che non funziona. Chi ci guadagna e chi perde? Beh, ci guadagnano le sei grandi corporazioni che controllano anche la gran parte del mercato mondiale dei veleni agricoli e il 75% di tutta la ricerca privata, mentre la pubblica sta facendo una grande marcia indietro su questo terreno. Gli studi che parlano dei pregi e dei danni sono realizzati in gran parte dagli stessi produttori e quindi hanno una credibilità inferiore. Chi perde con l'OGM è la maggior parte delle popolazioni del pianeta, secondo la lettera che gli scienziati hanno inviato al Papa. I consumatori non li vogliono e in effetti le corporazioni lo sanno e si oppongono all'etichettaggio informativo proprio per questo, perché sanno che i consumatori altrimenti non li vorrebbero.
due parole sulle carni, il discorso dei consumi di carne è comunque eccessivo, poi veniamo agli antibiotici e agli ormoni, ma bisogna passare attraverso una revisione dei nostri consumi di carne. Questo è il centro studi Barilla che mostra la piramide ambientale che è esattamente rovesciata rispetto a quella alimentare. La piramide alimentare per garantire una migliore salute, la piramide ambientale mette come cibi da consumare meno proprio le carni, rossa e lavorate in testa, che sono quelle a più alto impatto ambientale, sia come consumo di anidride carbonica per chilo di carne, guardate, 31.415 grammi di CO2, cioè 31 kg di anidride carbonica prodotta per produrre un chilo di carne, quando con gli ottavi ce ne sono pochissime, con il pane meno di 1.000 e così. Questo è il consumo di acqua dolce per realizzare le produzioni, anche qui un chilo di carne rossa, 15.500 litri d'acqua, quando ce ne vogliono 1.000 per un chilo di yogurt, piuttosto che 1.300 per il pane e poco più per il legume. Quel consumo di acqua va soprattutto a beneficio di, nel campo agricolo, di prodotti che finiscono ad alimentare gli animali, cioè per produrre soia, mais, i prodotti che vengono messi nei mangimi, dove a loro volta questi allevamenti spaventosi producono un enorme consumo di acqua e di emissioni. Il consumo infine di terreno necessario per produrre e rinnovare le risorse necessarie per questi alimenti è di nuovo con un'enorme quantità di terreno necessario per la carne bovina, insostenibile se i cinesi e gli indiani vogliono mangiare carne come la stiamo mangiando noi oggi. E invece minimo per la frutta, per gli ortaggi, per il riso, per il yogurt, eccetera. Carne e mortalità, questo è un enorme studio fatto negli Stati Uniti. Volevo mostrarvi, non fa bene dovunque la carne, però negli Stati Uniti fa molto peggio. Vediamo che su quasi 500.000 di americani, in questo caso pensionati, che sono stati analizzati in questo studio, uno dei più grandi studi prospettici mai realizzati nella storia della medicina, riportato in sintesi in una di quelle schede che avete trovato fuori, chi non ce l'ha da prendere, sono libere le pillole di educazione sanitaria, vedete che il consumo di carne rossa diviso per quintili di consumo, cioè il quintile minimo, il Q1, ne consuma meno di 20 grammi al giorno, il quintile massimo 134 grammi al giorno, hanno una differenza spaventosa in aumento di mortalità per tutte le patologie. La mortalità totale aumenta del 31% nei maschi e del 36% delle donne. Quando si parla di altre cause sono ancora più letali: diabete, demenza, ulcere, cirrosi e così via. Per quanto riguarda la carne trasformata, sono 34 grammi quelli che ne mangiano in quantità maggiore. Vedete che si arriva a un aumento del 16-25% di mortalità totale tra maschi e femmine. Questo è lo studio europeo, lo studio EPIC, che mostra che il consumo di carne è effettivamente legato a un aumento, soprattutto per la carne trasformata, di mortalità totale. Però le grandezze sono ben diverse. Vedete, i 34 grammi che portavano un aumento, nel caso degli Stati Uniti, del 20%, in questo caso neanche il 5%, anche se la differenza è statisticamente significativa. Questi sono i consumi di mortalità per causa. Si vede che per quanto riguarda la carne trasformata c'è purtroppo per ogni causa di morte un aumento con i 50 grammi di consumi. Nella carne rossa c'è una tendenza all'aumento, quel numero che supera l'1 è la percentuale di aumento, ma è una tendenza non significativa. Invece, gli americani abbiamo visto che avevano un aumento importante di morti per 134 grammi di carne. Questo è un articolo che andrete a leggere se volete sul Fatto Alimentare, uscito ieri. Il discorso degli americani sono molto più larghi di manica per dare ai manzi antibiotici, ormoni, da noi classificati dagli altri come cancerogeni, quindi non consentiti neanche se si riesce a smettere di avere il prodotto finale. Le ultime due slide
se non arrivano nel prodotto finale gli americani e chi tratta in questo momento dice, ma tutto sommato, se si smette prima della macellazione di darli per 2 settimane, poi non si trovano più dei problemi. Non è così. Si è visto negli Stati Uniti che chi vive intorno agli allevamenti intensivi ha uno sviluppo di microbi resistenti da paura che poi trasmette al resto della popolazione negli ospedali. Per cui uno dei problemi che non riusciamo a fronteggiare gli stafilococchi resistenti alla meticillina, a tutti i principali antibiotici, viene trasmesso per questa via anche in maniera importante. La maggior parte di questi antibiotici dati per far crescere l'animale non viene assorbito, viene eliminato con le feci e usato per cucinare, finisce nel terreno, contamina verdure, contamina prodotti del suolo, contamina in parte anche le carni, contengono batteri resistenti in qualche misura. In conclusione, bisognerebbe invitare la Commissione europea a garantire che i principi delle politiche europee di tutela della salute pubblica e dell'ambiente siano sostenuti nei negoziati del TTIP, che qualsiasi accordo non porti ad abbassare gli standard di salute e sicurezza ambientale e che sulle questioni dove le normative sono troppo diverse non ci sia nessun accordo. Sugli OGM basti avanza quello che già abbiamo, dovremmo andare indietro, non andare avanti. Così pure per quanto riguarda gli ormoni, l'uso degli antibiotici va ridotto e va assicurata la tracciabilità di tutta la catena alimentare. Vi ringrazio.